Giorno 3. Aia. Oh no, muore Canon sta settimana. Fred, what are you doing? Is this supposed to be another vision? No. Pew pew! This is different. This is real. Di già? A inizio giornata? Neanche iniziata? Hang on. There's nowhere for me to go back to. Esatto. What the hell was I doing before this? Why can't I remember? There's gotta be something that can jog my memory. Vi consiglio anche di divertirvi, state lontani l'uno dall'altro. Io ho beccato uno strano e sbatte a farlo cantare. E che cazzo, saluti nuovi linee nel piano Lady, ho trovato Lady Canon. Canon mi ha scritto, vado a vedere come state, ti scrivo. What the hell? When did I even get these? Esatto, che è successo oggi? A receipt from some drinks? Okay. I guess I got an orange tea fizz at some point. Wait, that's right. I ordered this. Ed era piena di droga. A little while ago. Now that I remember, maybe I can go back. Guess I'd better give it a shot. Ma questa quindi è una giornata tutto ricordi? Cosa è successo qui e perché non riesco a ricordarmelo? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti a casa. Bella domanda. Ok, se non sbaglio ci siamo incontrati a Sun Drinks. Ma perché l'ho dimenticato? Ho qualcosa che non va. E non solo io, anche Fred. A tal proposito, l'ultimo messaggio con Fred è quello di settimana scorsa, quello dell'indovinello. Canon mi ha scritto, vado a vedere come stai, ti scrivo. Fred, puoi fare dopo? Incontriamoci a Sandrin, che è importante, sarà meglio andare. Ciao. Ehi, eccolo, ci mangiamo un boccone nel mentre? Sì, certo, prima però vorrei parlarvi di una cosa. Cioè? Ecco, sono tornato indietro nel tempo per venire qui. Oh, è successo qualcosa nel futuro? Sì, almeno credo. Il fatto è che non mi ricordo cosa sia successo. Cavolo, verrai da un futuro super lontano se hai questi vuoti. No, non è quello. Penso siano solo passate un paio d'ore. Semplicemente non ricordo nulla. È strano. Puoi chiedere a Fred di rinfrescarti la memoria. A tal proposito, dov'è? Hai ragione, non lo vedo. A te è scritto. Zero tempo, un canone nei guai, ti scrivo dopo. Ma che cavolo sta succedendo? Canon è nei guai e forse anche Fred a questo punto. Ma prima devo pensare a recuperare la memoria. Hey. Allora? Forse è meglio non parlare della questione del Fred del futuro. Almeno finché non so altro. Ha detto di aver notizie di Canon. E cosa gli ha scritto? Boh, mi farà sapere più tardi. Allora, qualcuno può dirmi cos'è successo oggi? Perché siamo qui? Stai scherzando? Permettimi di farvi un riassunto. Oggi è il terzo giorno, in mattinata siamo stati contattati da Canon. Ha affermato che nella città cominciano a spuntare rumori singolari. Mi ha scritto, vediamo. Brutte notizie, Twisters, in giro stanno comparendo rumori strani. Sembra che i demoni si stiano impegnando per eliminarci. Ah, sarete più al sicuro se state lontani dai miei vari beauties per un po'. Vi consiglio anche di divertirvi, state lontani l'uno dall'altro. Vi farò sapere quando scopro altro. Oh, ecco di cosa si trattava. Tuttavia non abbiamo ancora avuto altre notizie. Quindi ci siamo separati e abbiamo perlustrato Shibuya da cima a fondo. Ogni qualvolta abbiamo fatto una scoperta, ci siamo riuniti per discuterne e poi dividerci nuovamente e così via, fino a giungere a questo momento. Abbiamo scoperto qualcosa di importante. Che la sindrome di Shibuya si sta diffondendo velocemente. In città ci sono più pazzi del solito. La sindrome di Shibuya, che cos'è? Wow, hai dimenticato tutto, ne abbiamo appena parlato. Non è che lo faccio apposta. In pratica in giro per Shibuya la gente si mette a fissare il vuoto o non reagisce più. Quelli che avevano la faccia oscurata. Ne parlano in TV, sui giornali, ovunque, io! Dicono che se l'è beccata solo Shibuya. Che novità. Pensate che abbia a che vedere con il nuovo rumore? È probabile.
I sintomi sono troppo simili al riverbero, non può essere una coincidenza. Ricordi il tizio rimbambito di prima? C'ero anch'io. Certo. Davvero? Non ricordo nulla. Curious. Ricordate quel Varia Beauties che ha espresso ostilità nei confronti di Kanon? No, direi di no. Capisco, sembra che abbia diversi vuoti di memoria. Che cos'ho che non va? I Varia Beauties si contraddistinguono con i loro modi cortesi, ma costui pareva incapace di contenere il ribrezzo che provava verso la sua leader. Ha preteso che lo informassimo su dove si trovasse quando l'avessimo trovata. Un'esperienza sconcertante. Temo che non ci sia una soluzione pacifica a quello scontro. Non ricordo nulla di tutto questo. Yo, e quell'altro tipo? Quale tipo? Quello della squadra di Kanon, ce ne siamo occupati insieme, ricordi? No, quel tipo era strano, mentre parlava dei rumori stava per farsela sotto. Ma mi sa che non ricordi neanche questo. Non c'era Fred per dargli una rinfrescata alla memoria e non abbiamo neanche trovato il rumore che lo terrorizzava. Aspetta un attimo. Questo me lo ricordo più o meno. Forse perché è appena successo? Potrei riuscire a capirci qualcosa se vado ritroso poco a poco. Dovrò scoprire tutto il possibile dai pochi ricordi che recupero. Fred, devo sapere cos'è successo. Recupera i ricordi perduti! Dove sono? Ah, ma io sono da solo? Ah no, siamo in 4 meno Fred, ok. Va bene, andiamo ancora più indietro allora. Alle 13 all'incrocio pedonale, chissà cosa è successo, andiamo a vedere. Ok, il continuo rewind all'indietro per scoprire cosa è successo. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo effettivamente. Però c'è un variabiuto. Ok, quindi ho ricevuto un messaggio da Beat e sono venuto qui. Mi sto sbattendo per farlo cantare, ma dice cose senza senso. È della squadra di Kanon, controlliamo, arrivo. Ma perché l'ho dimenticato? Ciao. Yo, Rindo, guarda! È il tipo di cui ti parlavo. Ehi, andate via da me. Oh, è posseduto, è uno dei Varia Beauties. Forse, ha la bocca cucita però, non mi ha spifferato nulla. Forse non dovresti insistere così. Dici, allora gestiscilo tu come ti pare. Va bene. Ciao. Tu sei un Witch at Twisters? Sì, esatto, posso farti qualche domanda? Sì, certo. Kanon ti ha parlato di alcuni rumori strani, tu ne hai visto qualcuno? Rumori strani? Io... non mi ricordo nulla. Perché ho un vuoto? Concentrati, che cosa ricordi? Ho incontrato quel rumore da qualche parte, ma non so dove. Mi ha inseguito per un po', ma non so per quanto tempo. Ehi, quello è uno dei rumori strani. Il rumore, lì accanto a lui. Non vedo nulla. Mi sa che gli si è fritto il cervello, non solo la memoria. Aspetta, questo lo ricordo. Questo qui non sapeva nulla, non ha risposto alle nostre domande perché non ricordava nulla. Perciò ce ne siamo andati a cercare altre informazioni. È come se avesse una sorta di amnesia. Chissà se la mia perdita di memoria è collegata alla sua. Forse dovremmo chiedere Fred. Anzi, ancora meglio, riuniamo tutta la squadra, magari riusciamo a trovare dei rumori. Bell'idea, yo! Però Fred non si fa vedere. Quanto ci scommetti? Ah, strano! Hai fatto bene a chiamarmi. Direi che è un lavoro per l'unico, inimitabile, grande Fred. Prima però dobbiamo dargli una direzione. Cosa vogliamo che ricordi? Qualcosa su Kanon e il rumore. Perfetto, proviamoci. Allora, aspetta. Siamo tutti qui? Sì, ci siamo tutti, perfetto. Qualcuno mi aiuta? Aspetta, dobbiamo andare a mangiare. Questo ristorante è diventato uno dei preferiti. No, perché non ci siamo più andati poi. Diventare cliente abituale di tutti i ristoranti è un trofeo abbastanza complesso. Let's have a look. Allora, dai. Kanon e i rumori strani. Eccoli qua. Ricordo. Memoria foto... Fa vedere. Hai completato tutte le immagini, ricorda. Cioè, quindi dopo questo pezzo basta? Oh no, perché la cosa mi fa preoccupare più di quanto in realtà dovrebbe? Siamo al terzo giorno della terza settimana. Ci sono altri 4 giorni davanti. E sapendo quello che succede questo giorno, o Fred non usa più il suo potere perché non serve più, o Fred non usa più il suo potere perché... Non pensiamoci. Allora, è servito a rinfrescarti la memoria? In effetti sì, Kanon mi aveva scritto, dicendo di divertirci. Ecco perché sono solo. Da solo! Ci ha detto di scappare se avessimo incrociato un rumore strano e di non affrontarlo per nessun motivo. Che tu sappia, Kanon ha fatto lo stesso. Sembrerebbe di sì. Tutti i vari Beauties hanno agito da soli. Non ci siamo nemmeno detti dove saremmo andati. Solo una volta qui ho trovato guai.
Uno di quei rumori strani, immagino. Sì, era forte, io ero da solo. Ho corso come mai per scappare, ma mi ha preso alle spalle. È bastato un colpo e ho perso la memoria. Quindi il rumore ha cancellato i tuoi ricordi? Forse? Ha cancellato anche i miei? Non ricordo di aver visto rumori. Dopodiché ha iniziato a seguirmi ovunque. Non sono riuscito a sbarazzarmi in nessun modo. È ancora qui vicino, lo sento. È assai probabile che si tratti di uno di quei nuovi rumori di cui sono giunte le voci. Ho un brutto presentimento. Questi rumori non possono girare liberi. Hai ragione, diamogli la caccia. Quindi dobbiamo trasportarci di nuovo nel tempo? No, dobbiamo andare da Chico. Perché da Chico? Vabbè. Oh, ma guardane uno. Eccolo. Sembra che quel maledetto ce l'abbia con la gente del PR. Allora è il momento di farlo smettere. È uno scorpione. Gli scorpioni fanno male. Ah, dannazione. Però siamo in 5, quindi... Ma Mina Mimoto, dove cazzo è in tutto questo? Ecco fatto. Madonna mia, ma il veleno... Che danno ci sta facendo? Perfetto. Ok. Occhio. Per fortuna che recuperiamo vita. Per fortuna che recuperiamo vita quei colpi, perché... Sti stronzi col veleno. Madonna. Bomba cattiva. Chissà che cosa fa. Chi lo sa. E vai, gliel'abbiamo data quel rumore. E abbiamo preservato i nostri ricordi. Allora il problema non è affrontarli. Probabilmente mi hanno tirato un bel colpo. Ha fatto molto male. Meglio non saltare a conclusioni affrettate. Ci sono altri due casi problematici che non ricordo. Forse questo rumore è la causa del disprezzo improvviso che quel tipo ha provato per Lady Cannon. Di chi parli? Del membro dei Varia Beauties, poc'anzi. Mi rimpiange dirvi che non ho ancora trovato Lady Cannon, però mi sono imbattuto in uno dei suoi compagni di squadra. Arrivo. Com'era? Ah, vi siete già dimenticato? Ecco, a tal proposito, sono tornato indietro nel tempo per venire qui. Ci fate visita dal futuro? Sì, ma non ricordo nulla. Nulla? Per colpa dei rumori. Perché non chiedi a Fred di aiutarti? Ti aiuto io, frate. Allora, che cosa devi ricordare? Oh, cavolo. Te... Ti stavi comportando in modo strano. Ed è una novità? Ehi! Mi prendi in giro? No, assolutamente. Ad ogni modo, devo ricordarmi cos'è successo. Certo, ora sono preoccupato pure io. Come on, think. Ci siamo, forza, pensa, ricorda di me. Cupidi. Cosa? Non sto ricordando nulla. I miei poteri non hanno funzionato. Un'altra volta, forza, pensa. Ancora niente. Ok, riproviamo di nuovo, forza, pensa. Niente. Perché non funziona? Forse perché non è ancora successo. Ma certo, se un evento non è ancora accaduto, ne consegue che è impossibile ricordarlo. Inoltre cambiare il presente significa alterare il futuro. Quindi sta cercando di ricordare una cosa che potrebbe non accadere. Aspettate, e quindi cosa succede a noi? Se Tamarindo va in giro a cambiare gli eventi, che succede a noi di adesso? Scompariamo, puff, e via. Beh, non ce ne accorgeremo nemmeno. Oh, hai ragione. Beh, visto che Fred non può aiutarci, credo che dovrò tornare indietro un po' alla volta, all'inizio di questo casino. Permettetemi di riprendere la nostra conversazione. Il membro della squadra di Lady Cannon in cui ci siamo imbattuti? Sono cattivo. L'individuo infuriato con la sua leader lo abbiamo trovato mentre sfogava la sua frustrazione contro il muro a Dogenzaka. Dogenzaka? Lo ricordo vagamente. Andiamo a vedere. Questa è un'altra catena. Oh no, che novità. Ormai, allora, per quanto alcuni design siano belli, porca di quella miseria, questo gioco mi fa incazzare, perché alcuni design sono veramente fighi, altri anche semplici, ma nella loro semplicità mi piacciono. Ma alcune spille sono belle, sono veramente belle. Per esempio, queste sono semplici, non mi fanno impazzire, ma ci stanno. Queste qua della pecora, ok, ci stanno. È lo stile pecorino, come anche questo qua della rana, ok. Ma per esempio queste del JB,
Madonna, questo è il Coni Coni, mi piace. Top of the top, sono sorpreso che... Wow. Però veramente Jolly Bicot, tanta roba. Ma anche Ryugyu sono belle. Il problema è che sono quasi tutte la stessa roba. Tutte queste qua del Ryugyu sono tutte catene. Ci sono dei design interessanti, però sono gli effetti che non mi fanno impazzire. Andiamo a Dogenzaka. Ho ricevuto un messaggio da Nagi. E poi sono venuto qui, giusto? Lord Rindo. Nobile Rindo. Sono incazzato. Dannazione, Ka, non te la farò pagare. Stai cercando di ammazzarmi, pazzoide. Interagire con lui potrebbe richiedere un coraggio che ritengo non avere. Concordo. Forse si comporta così per colpa del rumore. Oh? Avete dedotto che abbia ceduto alle sue abilità di possessione? No, è che dopo questo... Aspetta, riparto da capo. Sono qui perché sono tornato indietro nel tempo. Ci fate visita dal futuro? Sì, ma non ricordo nulla. Capisco. Sto tornando indietro nel tempo, poco a poco, per capire cos'è successo. Dirò ai ragazzi di incontrarci qui. Potrebbe servire dei rinforzi. Per affrontare il rumore, corretto? Sì, penso sia dentro il ragazzo. E se non lo fosse, sicuramente è qui intorno. Però effettivamente si sta avverando tutto quello che è successo, aspetta. Almeno, magari in realtà poi succedeva anche nella versione originale. Però ogni volta che succede qualcosa, che Rindo viene chiamato, tutti si riuniscono. Chi è che vi sta dando problemi? Canon, ti troverò, fosse l'ultima cosa che faccio. Yo, quello è pazzo. Credo che sia colpa del rumore. Invero, è normale che compagni così affidabili si odino così improvvisamente. Non importa quale sia il motivo, la situazione non mi piace. Il rumore è il colpevole più plausibile. Una mente simile è di certo un luogo sgradevole. Eppure, non ho altra scelta se non entrarci. Nagi. Ehi Nagi, prima vorrei dirti, ecco, grazie per ieri. Sei l'unica su cui posso contare ora. Buona fortuna. Ah. Invero, sono io all'altezza di questo compito. Ma... Cosa? Chiudi quella bocca, sembri scemo. Giusto. Grazie per le vostre parole di incoraggiamento, farò del mio meglio. Detto ciò, benché si arresti a riferire cattive notizie, sembra che il giocatore che stavamo inseguendo sia scomparso. Che diavolo? Dov'è finito? Non può essere lontano, yo! Dai, diamoci una mossa, Canon è in pericolo! Dove è finito l'amico? È andato al pub, oh no. Però c'è un maiale, aspetta. Dove si nasconde il maiale? Forse, e ripeto forse, ed è molto plausibile, nella zona alta. Eccola qua infatti. Vediamo se si trova qua sopra. Chiaramente. Hai un'abilità nuova, mettiamola da tutte le parti ora. Facciamone abuso ovunque. Vediamo. Ok, ah, quelli che devo sconfiggere insieme. Che poi... Non è neanche detto, eh. Ah, ma questo recupera vita, aspetta. Ma mi sa anche l'altro. Cicci, vi dovete avvicinare. Ma... Allora, aspetta. Ah, ma... lo sapevo. Va bene, avvicinatevi. Andate vicini. Se non vi avvicinate io non posso fare nulla. Dove sta andando? Dove vai? Beccatevi questo. Certo, è un po' uno spreco, ma si stavano muovendo troppo. Perfetto. Si stavano muovendo troppo e c'era troppa distanza. Non avrei mai potuto ucciderli assieme. Oh, ma guarda. Però abbiamo portato Shepard al massimo. Ci abbiamo messo fin troppo tempo, effettivamente. Allora, Varia Buto. È lui. Ehi, bello, vorremmo parlare... Ehi, ma mi stai ascoltando? Dove diavolo è Canon? Ascolta, amico, stai ca... Zitto, moccioso! Oh! Tutto bene? Sì, sì, fa male solo un po'. Però, cioè, ma che problema ha quel tizio? È un pericolo per se stesso e per chi gli sta attorno. Un pazzoide come quello lì deve stare lontano da Canon. Fretta è un simp. Beh, è andato verso Stupor Street. Dunque anche noi ci recheremo lì. Ok, andiamo, forza raga. Yes. Anch'io, ci sono.
Stupor Street. Ecco. Vabbè, wow, si è spostato di tanto, oddio. Ehi, fermati! Sparisci, razza di scemo! La sua collera continua a peggiorare! È entrato nel vicolo? Secondo voi c'è lo zampino di quei rumori? Possibile, ma scoprirlo dobbiamo stargli addosso, io ho una brutta sensazione comunque. Come mai? Cioè, lo so che non sono rumori normali, ma c'è qualcosa di malvagio, io! State ancora parlando, forza, il tempo stringe! Ok, andiamo. Di qua. Ha detto che stava sfogando la sua rabbia contro il muro. È andato da questa parte, no? In teoria, ma non vedo quel tizio da nessuna parte. Forse è nascosto da qualche parte. Ma come? Diciamo che non passa proprio inosservato, arrabbiato com'è. Ma quella rabbia non è tutta sua. Anzi, gran parte è data del rumore. E se quel rumore riesce a interferire con le emozioni, è probabile che riesca anche a soffocarle e nascondersi. Effettivamente assai probabile. Dai, staniamolo! Sì, sbrighiamoci a trovarlo. Ma siete ancora convinti che si stia nascondendo? Oh mamma. Fred, fai un bel respiro e calmati, ok? Ascolta, so come ti senti. Ieri non ero esattamente calma e tra... Oh, sciocchina, non preoccuparti. Hai capito male, io sono calmissimo. Che ne dici, darci una mossa e trovare sto casinista, eh? Va bene. Stavo cercando di aiutarti. Testa di minchia. Rallenta, Tamarindo. Quel pazzoide è ancora in giro. Hai provato a scansionare la zona. Magari sarà più facile trovarlo. Ottima idea, Fred. Diamo un'occhiata. Io volevo già salire di sopra, in realtà. Ma no, è dentro il cestino, ma davvero. Livello 40. Sono 10 livelli sopra e in realtà 30 livelli sopra. Ho detto 10 livelli perché siamo al 54, 30 perché siamo al 71 nella realtà. Allora. Muori. Ok. Ok, le ranocchie facile facile. Non c'è stato problema. A parte quelle lì incazzate che erano abbastanza aggressive. Dove sono i miei compagni, mamma? Non dirmi che c'è il nostro amico invisibile. Sì, ho sbagliato tutto. Beccati questo. E il nostro amico tristoide andato. Ah, che stronzo, mi ha interrotto l'attacco. Perfetto, andata. Cavolo, gli stavo per tirare un calcio di fuoco qua dritto in fronte. Me l'ha interrotto saltandomi addosso. È vero, aspetta, dovrei mettere... Oh, che stupido. Ci devo ripensare. È uno di quelli cristallosi. Ecco fatto. Ah, che male. Dicevo, dovrei mettere a Beat l'abilità di non essere interrotto negli attacchi. Abbiamo preso un argento. Che sfiga. Era da un sacco che non prendevamo un argento. Stavamo prendendo tutti ori con queste prove a tempo. Però, aspetta, monocro livello 5. Ottimo. Volevo vedere la spilla che abbiamo ottenuto. Popcorn scoppiettanti. Ti sei calmato? No, è ancora incazzato. Dove sono? Cos'è successo? Stai bene? Voi siete i Witch Twitchers. Cos'è... Com'è possibile? Io... Perché ho pensato che foste contro di me? Strano. Forse la percezione della sua leader è stata alterata nel medesimo modo. Canon. È vero, è la nostra regina, non nostra nemica. È colpa del rumore, non c'è dubbio. Non devi preoccuparti, ci siamo preoccupati noi del rumore.
Canon, credo di capire. Deve essere questo il motivo per cui ci ha detto di tenerci distanti. Mi dispiace molto. Ora ci sono arrivata. Eh? Dici tutto! Non letteralmente, scemo. Beh, smetti di parlare così letteralmente. Finalmente iniziamo a comprendere il susseguirsi degli eventi. Ovvero, chi viene posseduto dai rumori potrebbe considerare le persone vicine come nemici. Per questo si sono separati, per evitare di attaccarsi a vicenda. Cavolo, brutta storia. Spero che Kanon stia bene. Dannazione, dov'è? E se l'aveste tirata giù Fret? Cioè, all'inizio pensi Fret attacca noi perché noi abbiamo attaccato Kanon in qualche modo e quindi lui è arrabbiato. Però Fret aveva gli occhi vuoti e stava per attaccarci, quindi potrebbe essere stato lui infetto dal rumore e non noi. Ti piace molto, eh? Eh? Sbaglio? Io... Io? Ma ti prego, smettila! Tali reazioni esagerate rendono il vostro amore ancora più manifestato. Già, che schifo. Non sapevo che avessi una cotta per lei. Ok, va bene, se ci tenete tanto lo ammetto. È una ragazza incredibile, ovviamente è bellissima. È intelligente, forte, affidabile, straordinaria. Ma è fuori dalla sua portata, io... Di molto... E lo sa anche lei, per questo mi tratta come un bambino. Tanto finirete assieme voi due, cioè è inutile che vi state a guardare così. Forse non avete centrato il punto. Ma io non ho lanciato nulla. Non mi pare che stessi parlando con voi. Come no? E con chi allora? Dai, che cosa intendevi? Fred forse ha vissuto lo stesso destino di questo Varia Beauties. È un concetto da dedurre con le proprie capacità. Ma è troppo presto per dirlo. Vuoi davvero che io pensi a qualcosa? Se riuscissi a tornare ancora un pochino indietro... Ciao. Beh, torniamo alla questione di prima. Credevi fossimo contro di te? Ah! Cavolo, come sei agitato? Scusa. Ad ogni modo, l'ostilità feroce non è uno dei sintomi della sindrome di Shibuya. Spiegherebbe quel tizio a Cat Street. Allora, sono qui perché sono tornato indietro nel tempo. Oh, quindi potresti dirmi di chi state parlando? Non ti ricordi? O i tuoi poteri ti hanno fritto il cervello? No, ma non riesco a ricordare diverse cose, non so perché. Sembra un problema per Fret. Ci ho già provato. Sembra che non possa rinfrescarmi la memoria se viaggio nel tempo. Brutta storia. Allora, abbiamo beccato quei due poco fa. Uno era fuori di sé, mentre l'altro aveva una crisi di qualche tipo. In realtà, sembrava che tu li conoscessi. Qualcuno che conosco. Mi suona familiare. 10.000 yen. Wow. Però possiamo andare a mangiare, che bello. Stavo pensando, sai qual è... Una cosa che aveva di positivo il gioco originale rispetto a questo? Il poter usare un tasto nascosto, nel senso, io volevo mettere su due tasti, per esempio, il triangolo, però non volevo che si attivassero nello stesso tempo. Sulla Switch, nel gioco originale, potevamo mettere che schiacciando triangolo attivavo la prima spilla, schiacciando il secondo tasto e quella spilla si attivava la seconda spilla. Era un concetto intelligente, per esempio, se io volessi usare questo e una spada, si attiverebbero assieme. Se invece avessi la possibilità di dividerle, potrei usare prima questo e poi la spada. Dove si va per tornare indietro nel tempo? A Cat Street. Back in time. Ok, Cat Street, è il momento di provare a capire cosa sia successo qui. Cavolo, Shibuya è una noia ultimamente. Non trovo proprio la voglia di mettermi al lavoro. Ah, e Ryoji il tuttofare è amato da tutti. Ah, mi fa piacere che lo pensi anche loro. Ne parli come se avessi qualcosa da fare. Ehi, non stai accettando ancora quei lavori strani, vero? Ehi, era da un po' che non ti vedevo, frate. Ti dai da fare? Puoi evitare la domanda quanto vuoi, Ryoji. Ma sarebbe meglio se chiudessi con quegli affari loschi, come ho fatto io. Amico, mi serve lavorare e non ho preferenze. Tanto ultimamente non ho ricevuto offerte per quei lavori lì. In realtà non c'è molto da fare da queste parti. Quindi, ok, sì, li conoscevamo. Tra virgolette. E se ne va. Beh, non mi sembra che sia successo nulla di strano. Sono un pensiero di meno. Anche se potrei approfondire quella cosa che ha detto, cioè che Shibuya è una noia ultimamente. Non so chi è, quindi ehi, guarda chi si vede. Oh, Shoka, che c'è? A quanto pare ho incontrato Shoka. Conosci quel tipo? Più o meno. L'abbiamo incontrato durante una missione tempo fa. Una? Più di una. Ah, ti è sembrato che stesse bene? In che senso? Pensi che avesse la sindrome o dei sintomi? Oh no, non sembrava. Anche se ha detto che Shibuya ultimamente è una noia mortale. Ah, forse le persone nel PR sono più perspicaci di quanto sembrino. Allora, hai scoperto altro? Su per giù, cioè ho scoperto qualcosa dal futuro. Ma ci sei o ci fai?
Essi sincero, non lo so nemmeno io. Oggi ho la memoria annebbiata e sono tornato più volte nel passato per capire come mai. E è per questo che sono qui ora. Aspetta, quindi non sai nemmeno perché hai perso la memoria? Beh, ho la sensazione che sia colpa di quel nuovo tipo di rumore, ma non ne sono certo. Ok, quando inizia a farsi confusa la memoria? Ricordi cosa hai fatto ieri? Ieri non è un problema, è la giornata di oggi che non ricordo. Ah, strano. Ma sono felice che ti ricordi di ieri. Hai detto qualcosa? No, sai, dovresti andare dallo Torino quando tutto finirà. Comunque, cosa pensi di fare? Posso darti una mano se vuoi dare un'occhiata in giro. Oh, aspetta, oggi dovremmo stare separati. Fra non molto potrei imbattermi nel rumore di cui ti parlavo. Ok, allora qual è il piano? Raduniamo la squadra. E poi? Come ho detto, non ricordo tutto quello che dovrebbe succedere. So solo che dovrebbe accadere qualcosa. Quindi a prescindere da quello che sarà. Vuoi assicurarti che saremo tutti presenti? Esatto, cioè, se è possibile, non voglio fare pasticci. Però per evitare il peggior esito possibile, penso che ci servirà l'aiuto di tutti. Venite qui, forza, forza. Quindi pensi che qui accadrà qualcosa? Non ne sono certo, ma la prudenza non è mai troppa. Cominciamo col controllare questa zona. Ok, dobbiamo guardare qualcosa. Quel ragazzo di cui ti parlavo, quello strano, chiedevo chi fosse. Sembrava riconoscere, deve essere lui, no? Sembrava Ryoji, aspetta. Stava bene. Ok, sì, dobbiamo andare fino in fondo. Fammi vedere se nei negozi c'è qualcosa di nuovo. Oh, roba nuova, fantastico. Potenziamento difesa, materia ombrosa, tutta tua, ciccio. Grazie. Siamo quasi al massimo, mi sa, con tutti quanti i brand. Ok, c'è ancora un negozio, ma spero che non mi ci fermi automaticamente. No, perfetto. E c'è un variabiuto lì anche, o sbaglio? Allora, qual è il vostro problema? Uno dei Varia Beauties, è Ryoji. Aspetta, cosa? Hai detto Varia Beauties? Sì, ma non vi sembra un po' confuso? Avete ragione, è da tempo che non muove le membra e mostra uno sguardo vacuo. Ehi, amico, ti senti bene? Oh, il massacro non ha fine. Yo, hai beccato qualche rumore strano oggi, frate? I rumori? Non abbiamo tutto il giorno. Rinko, sputa il rospo, hai affrontato dei rumori oggi? Devo sconfiggere Kanon. Non penso che scopriremo molto parlando con lui. Tanto non riuscirò a realizzare niente nella vita. Oh, diventare un tuttofare è stato un errore. Faccio schifo in tutto quello che faccio. Che cacchio. Cavolo. Aia, che male. Che ti è preso, Ryoji? Cambi umore come cambia il vento. Voi avete incontrato quel tipo durante una missione, no? Sì, esatto, si chiama Ryoji. Non voglio fare nulla. Perché sono qui? Il mondo è solo un posto buio e insensato. Io, amico, su, ripigliati. Sicuramente ha qualcosa che non va. Pensate che sia la sindrome di Shibuya. Non pensavo peggiorasse così rapidamente. Ehi, Nagi, ti andrebbe di invadirgli la mente? Lasciate che me ne occupi io. È ora di indagare sulla mente del porco. Ma perché è uno stronzo lui o perché ci ha fatto fare la missione coi maiali? Scusate, intendevo la mente di Ryoji. Con permesso. Beh, non è che ha tutti i torti in nessuno dei due casi, quindi... Che senso ha che mi sforzi tanto? Non ho voglia di fare niente, anche solo stare in piedi mi pesa. Vabbè, Ryoji, Dio mio. Capisco tutto. Sono anche solidale in questa affermazione, però va bene tutto. Allora, pinguini incazzati, eh? In questo mondo c'è qualcosa di sbagliato. Sì, sei tu quello sbagliato. Ryoji! Ryoji! Maledetto! Quanto mi stai antipatico, Ryoji, poi. Spero che si sia capito. Che bello quando poi inizia a sparare una e poi arriva anche l'altra a dare man forte. E poi all'improvviso arrivano due lance che trapassano qua nelle costole e ti ammazzano. Ok, abbiamo due meduse incazzatissime. Oh no, le meduse. No. Meduse subito, subito. Non possiamo permettere che si dividano. Uff. Le meduse sarebbero state pericolose a questo giro. Due incazzate e una tranquilla, però. Ok, ranocchie e...
niente di eccezionale, quindi. Ah, nessuno è debole però. Ok, no, qualcuno è debole all'elettricità, c'è ancora. Perfetto. Pensaci tu. Ecco fatto, ne manca solo una, che è tutta triste lì da sola. Ecco fatto. Bravo, bravo, bravo. Quel calcio finale è stato ottimo. Ce n'è ancora uno. Oh, cavolo. Ok, we got this. Orso triste? Va bene. Un orsacchiettone triste. Va bene, usiamo questo. Non perdiamo troppo tempo. Non voglio perdere un altro oro, in sostanza. La madonna, quanto resistente sto stronzo. Ecco fatto. Oro mantenuto. Questo aveva un sacco di vita. Ce n'è ancora. Un giro da 5 addirittura. No, no, a saperlo me li tenevo. Porca miseria. Via da lì. Dobbiamo almeno arrivare al 200%. Con una mossa giusta, perfetto. Non che ci servisse più ormai, però meglio andare sul sicuro. Ne usciamo vittoriosi, esatto. Basta? Oh, finalmente. Passione shopping. Perché siamo arrivati a un altro livello VIP, fantastico. Abbiamo ottenuto qualcosa di nuovo? Mi sembra di sì. Abbiamo ottenuto pancia qualcosa, infuocata e chef anfibio. Va bene. Più placa la tua sete. Ok, quella mi sa tanto di... è un triangolo, potrebbe essere un'altra lancia. Mentre quella è un R2 speciale, pancia infuocata, chissà che cosa fa. Oh, mi sento come se fossi stato liberato da un peso enorme, però continuo a non aver voglia di fare niente. Perché sono stronzo di oggi, ecco perché. Sai che c'è, cambio lavoro. Bravo. Che dici? Ora è a posto? Non lo so. Sì, certo, abbiamo eliminato il rumore. Beh, te l'aveva detto Suzukichi che il riverbero rimaneva. Ma guarda quel membro dei Varia Beauties. Penso che il rumore sia passato da lui a Ryoji. È come se avesse consumato l'anima di quel poveretto e poi fosse passata una persona nuova di cui nutrirsi. Di sicuro il ragazzo non è tutto in lui, io! La sindrome di Shibuya peggiora più rapidamente di quanto pensassimo. Ora capisco perché Kanon aveva paura del nuovo rumore. E direi che aveva ragione, no? È un parassita che si muove da ospite a ospite, distruggendoli dall'interno. Cavoli ragazzi, ho una strizza. Forza, cerchiamo Kanon. Dobbiamo trovare prima quel rumore. Il messaggio che ha mandato mi preoccupa. Spero stia bene. Giusto, ora ricordo. Kanon ci ha scritto di un rumore strano stamattina. Quindi torniamo indietro? Subito dopo la mia visione di Fret. Allora, vediamo le spille nuove. Sì, è una lancia di veleno. Oh sì, è una lancia velenosa, che bello. Abbiamo anche le spade di fuoco. Sembra interessante una lancia di veleno. E si evolve? Sì, si evolve. Porca miseria, 16 secondi. È follia tutto questo. 16 secondi è pazzia, veramente. Fermi tu. Che cosa mi hai tirato fuori, gioco? Ecco qua. Forse riesco a spaccare tutto. Santo cielo, mi sa che spacco tutto. Vediamo se funziona. Perché potrei aver creato un mostro. Un orso nuovo.
you got it, Kenny? Perfect time. Not bad. Nice one. Porca miseria. È l'armata di Re Artù questa. Dai, ricaricati. Mamma mia. Nice one, now girl. Perfect timing. That was sick. Porca miseria. Porca miseria, non me l'aspettavo che facessimo tutto sto casino. Aver tolto uno dei personaggi che spara è stato un pelo rischioso. Ma avere sti tre minchioni che sparano le lance così, wow. Non è male questa, non è assolutamente male. Spero che con l'evoluzione il tempo di carica si riduca veramente. Ok, vediamo come si evolve. In cosa diventa? Riprovaci. Non ce l'abbiamo già quella spilla, scusami. No, mi sa che è solo il disegno che è simile, basta. 17 secondi, ma tu sei impazzito. Siccome Shock è ancora un attimo indietro, facciamo così. Ah, ma aspetta, effetto è buco nero, non l'avevo letto. Allora può essere veramente buona. Con le tre spie... Con le tre spie adesso sarà divertente. Dove si va adesso? Ah, Central Street, giorno 3. Inizio giornata sarà meglio scoprire cosa diavolo è successo. Quindi sono inizio giornata. Giorno 3. Eh? Ah, la visione. Conan! You can't! This is today. Che abbiamo già visto però. Però tu non ricordi. Fret. Però qua lui c'ha gli occhi lucidi. Non capisco se è solo un errore del disegno o è sano. Comunque dubito che combatteremo contro Fret, né tantomeno che lui muoia. Fret? What happened? Fret, what are you doing? I already know this is what's going to happen today. I saw it myself. This is real. Cioè, nella nostra visione sapevamo già che... Non lo so. Cioè, pensavamo che fosse una visione e nella visione pensavamo ancora che pensavassimo che fosse una visione. Inizio a capire cosa sia successo. Fret deve essersi avvicinato troppo a Canon. E in quel momento il rumore si è attaccato a lui. Chi è? Canon. Brutte notizie, sono già comparsi rumori strani. Sembra che i demoni si stiano impegnando per eliminarci. Sarete più al sicuro se state lontani dai miei avrei beauties per un po'. Vi consiglio anche di divertirvi, state lontani l'uno dall'altro. Vi farò sapere quando scopro altro. Ora ricordo. Dopo questo abbiamo iniziato a cercare informazioni. Attenti, quei rumori sono pericolosi. Se vi prendono po'... Che cazzo vuol dire po'? Potrebbero farvi diventare paranoici o incasinarvi la memoria. Potrei farcela se mi sbrigo. Dove sei? Serve aiuto? Grazie del consiglio, baci. Me ne occupo da solo, alcuni dei miei varbiuti sono già stati battuti. Non voglio che succeda anche a voi ragazzi, state lontani per sicurezza. Canon, i rumori la cattureranno e non posso aiutarla in nessun modo, nessuno sa dove sia. Come sa faccio? Credo sia Fret. Come butta Tamarindo? Sei pronto per un altro emozionante giorno a cancellare il rumore? Fret! Sì, che c'è? Ascoltami, non andartene in giro da solo. Ok, uffa. Non mi sono ancora mosso. Ma lo farai.
È Shiba. Greetings. Pecorelle di Shibuya. Ho una notizia rovente per voi. La performance di ieri sarà difficile da eguagliare. Un addio così straziante che fa venire il magone. Che storia. Mi avete così commosso che vi ho inviato un regalo per ringraziarvi. Alcuni rumori sono molto speciali. Stanno per movimentare la vostra giornata. Mi raccomando, accoglieteli caldamente. E con questo addio. Cosa pensi che siano questi rumori speciali? Qualsiasi cosa siano, stanno creando problemi a Canon. Che problemi? Sta bene. Non so, mi servono altre informazioni. Quando ne sapremo di più, saprò dirti come procederemo. Un momento, che sta succedendo? Ti spiego tutto. Ma dopodiché, e dopo che avremo raccolto più informazioni possibili, dovremo incontrarci quando lo dico io. Ci devono essere tutti, per forza. Va bene, ho capito. Speriamo che mi ascolti. Ok, quindi parla con gli altri che erano Shibuya Stream. C'è un rumore maiale in giro, prima andiamo da lui. Allora, lo sento, ma eccolo lì. Non lo vedevo, vieni qua. Perfetto, era sopra il camioncino. Forse avrei dovuto mangiare prima. Sprechiamo un combattimento per nulla, vabbè. Oh no, di nuovo loro. Allora, ok. Perfetto. Stava per scoppiare per quello lì nero. È andata bene. E la spilla quella lì d'acqua da buco nero. Ottima. Ottima idea. Spostamento. Tanto sarà un'altra catena di sicuro. No, falcioni del guardiano. È una spilla che mantiene e ci rotano attorno degli oggetti. Ah, devo tornare già indietro nel tempo? Ah, dobbiamo andare avanti nel tempo, giusto. Oh, finalmente un bonus ed è andato a Shoka. Meno male. Io mi sento che sto giocando bene. Mi sembra che stiamo andando bene. Ah, ma aspetta un secondo. Ah, ok, oggi non c'erano... Ci ho pensato solo adesso, non ci sono missioni secondarie. Effettivamente è già una... Una giornata mega incasinata, se mettevano anche le missioni secondarie era la fine. Va bene, Shibuya Stream. Ok, è il momento. Devo andare al Sun Drinks. Canon mi ha scritto. Vado a vedere come sta e ti scrivo. Giusto, qui Canon ha scritto a fretta. Un momento. È per questo che è andato da lei. Proprio come nella mia visione. Che ha detto? Che ha info sui rumori di incontrarla col di Spagna. Prima incontriamoci. Vieni a Sam Drinks. Te l'ho detto, decido io cosa fare d'ora in poi. Ricevuto. Perché Canon dovrebbe chiamarlo dopo aver detto di stare lontani? Non ha senso. Speriamo che Fred ascolti veramente. Ciao. Ehi, eccolo! Ci mangiamo un boccone nel mentre. Dov'è Fred? Ehi! Hey. Giusto per capirci, sei sempre Rindo del futuro? Sì, e hai risolto la tua amnesia? Più o meno. E allora possiamo cambiare il futuro? Lo spero proprio. Lord Rindo. Vogliamo riesaminare le informazioni raccolte? È dopo che prendiamo nota delle caratteristiche uniche di questo nuovo rumore. Perdi alcuni ricordi. Right. Perdi un pezzo di memoria. Invero, subire uno dei suoi attacchi violenti può causare amnesia parziale. Come voi ben sapete, nobile Rindo. Ora rivolgiamoci alla prossima questione. Cosa accade quando un soggetto sventurato viene posseduto dalla bestia? Credi che chiunque sia un nemico? Right. Pensi che tutti siano contro di te? Corretto, sono in grado di far credere alla propria vittima che tutti siano suoi nemici. Terrificante. Rimane ancora un argomento da affrontare. Quali cambiamenti subisce la persona posseduta dopo l'incontro con il rumore? Che la sindrome si aggrava più velocemente. Right. La sindrome di Shibuya si aggrava velocemente. Esatto, specialmente la sindrome di Shibuya si aggrava velocemente dopo l'infezione. Ho dimenticato qualcosa? Right. Solo ciò che non sappiamo, cioè dove si trova Canon. Ecco, a proposito. Non ne sono certo, ma penso che i rumori l'abbiano beccata. Beccata! E cosa te lo fa pensare? Il messaggio che ha mandato a Fred. Si era comandata di stare lontani dalla squadra e di isolarci. E ora all'improvviso vuole incontrare Fred per dargli informazioni. Forse i rumori le hanno incasinato la mente. Anche se così fosse, se sapesse qualcosa sul rumore ci direbbe di starcene lontani. Ah! Sì, mi sa che hai ragione. Sapeva com'erano i rumori e cosa potevano fare. E non mi avrebbe mai chiesto di incontrarla. E allora, come pensate dovremmo procedere?
Non possiamo lasciare che i rumori girino indisturbati. Penso che dobbiamo andare da lei, tutti noi insieme. E se i rumori le sono entrati in testa? Se penserà che siamo dei nemici, allora dovremmo affrontarla. Affrontarla! Aiutarla, casomai! Che cosa aspettiamo? Ha bisogno di noi, ora! Andiamo! Ma non sappiamo dov'è, cretino. Sì che lo sappiamo, me l'ha detto nel messaggio. No. Se vai a salvarla, non cambierà nulla. Eh? Nel futuro, sei andato ad aiutare Cannon da solo. E poi i rumori hanno preso anche te. Cosa? Davvero? Non ricordo tutto bene, ma ti sei scagliato su di me. Probabilmente perché i rumori ti hanno convinto a farlo. Non ci credo. Perciò dobbiamo evitare che Fred venga posseduto. E se fossi attentissimo? Non so se c'è un modo per farlo, perciò... Cosa? Puoi startene fermo qui. Sì, certo, facile. È l'unica opzione che ho, giusto? Perché penso che Fred non starà qui calmo e tranquillo invece? Credo di sì. È che voglio assicurarmi che il futuro che ho visto non accada. Oh, beh... Forse puoi tornare indietro nel tempo ancora un tantino e sistemare la situazione prima che si incasini. Ci ho già provato. Ma sappiamo dove sarà Cannon solo perché chiede a te di incontrarla. Non abbiamo idea di dove sia prima. Non c'è altro modo, non riusciamo a trovarla prima, ci ho provato. Amico, che brutto. Perché mi sono fatto beccare come uno scemo? Perché volevi aiutare Cannon. E ho rovinato tutto, eh? Pietoso. Fred, se ci tieni a venire, non ti fermerò. Possiamo trovare un altro modo per evitare quel futuro. State... Ma no, sono abbastanza scemo da cadere in trappola. Ma non così scemo da finirci di proposito. È che pensavo, sai, visto cosa provi per lei. Cosa provo? Pensavi che facessi sul serio? Ma dai, stavo scherzando. Ho solo detto che pensavo che sia fantastica ed è vero. Ma tutto qua, basta, non preoccuparti per me, starò bene. Ne siete sicuro? Wow, hai detto a me, boss? Sappiamo cosa in serve il destino e abbiamo le informazioni necessarie. Potremmo ideare una strategia attuabile che vi permetta di partecipare alla missione. Non preoccuparti, davvero, perché all'improvviso sei così gentile con me? Ah, è un costrutto della vostra immaginazione. Ne sei sicuro, Fred? Sì, vi aspetto qui. Non voglio intralciare né voi né Cannon. Ho già fatto un casino nel futuro, non voglio farlo ancora. Ma... Se succede qualcosa di strano, scrivetemi, ok? Non so, se avete bisogno di aiuto o altro. E starò attentissimo a non farmi prendere dai rumori. Bravo. Spero che sia la scelta giusta. E che possa cambiare il futuro. Ne dubito, però... Controlliamo. Guardiano artigliato, ripristi a gran parte dei PF della tua squadra in un istante, uso singolo. Quindi adesso siamo senza Fred, giusto? No, ce l'abbiamo, però probabilmente solo per questa zona. Ok, questa sta per trasformarsi, vediamo in cosa. Wow, Tegamino. Vabbè dai. Tra l'altro stavo giocando in facile per vedere se ottenevo qualche spilla nuova. Ho ottenuto solo l'avventura di topo. Possiamo finalmente cambiare il nostro destino. Anche se nel concreto ancora non sappiamo cosa sia successo per bene. È stata una giornata strana effettivamente. E siamo a Col di Spagna. Visto quello che Cannon ha detto a Fred, dovrebbe essere qui intorno, io. Esatto. Sei sicuro che sia stata una buona idea non portare l'innamorato? Se Cannon è stata presa dai rumori, per davvero, potrebbe essere l'ultima occasione per vederla. Se avessi insistito, l'avrei fatto venire, ma è voluto rimanere là. Mi domando sempre quanto a lungo resisterà. In che senso? Fingendo felicità, fingendo spensieratezza. Fingendo? Sì, presto dovrà confrontarsi con se stesso. Ma abbiamo questioni più importanti a cui pensare. Esatto, Spilletta. Contiamo su di te per sconfiggere quel rumore. Speriamo di riuscire a salvarla, raga. Se abbiamo il link di Cannon e non si è ancora attivato fino ad ora, c'è una sola spiegazione. Oggi lei ci crepa, mi dispiace. Ma guarda un po', niente meno che Rindy e Witch & Twisters. Carino da parte vostra venire a trovarmi, anche se è da maleducati far aspettare una signora. Cannon, c'è qualcosa che non va. È sicuramente uno dei rumori di Shiba. Ma va? Ma è diverso dagli altri, più pericoloso. Ma dai, non siete così nervosi, tesorini. Dopo tutto quello che abbiamo passato assieme. No way. È così che tratta i suoi nemici. Non mi fido, mi inquieta.
Già, meglio tornare nelle sue grazie. Però non vorrei essere nei suoi panni. Ah, il dolore che sta provando. Ora sta a te. Come vorrei fermare i tremori? Nagi, va tutto bene, puoi farcela. Sei grande, yo! Buona fortuna, crediamo in te. Perché mi fissi? Concentriamoci! Con permesso! Ferma! Ho fallito? Oh, buongiorno. La sua invasione deve attendere. Prima dobbiamo occuparci di questi qui. Perché? Oh no, la sto giocando in facile. Cazzone. Vabbè, non importa. Sono dimenticato di cambiare la difficoltà. What'd you say, Penny? Gotcha. Beccati questo. Ehi, che è successo? Cos'era quella presa? Non me l'hanno mai fatta. Madonna mia, ma il veleno... Già è terribile di per sé il veleno. Ma con i rumori questi qua... Ti fa scendere il groove che è uno schifo. Vabbè. Oh, se giocare in facile mi porta 15.000 yen, anzi... 15.750, il che vuol dire che ogni spilla in più... Da 5.000 ci dà anche 250 yen extra. Questo perché abbiamo sbloccato l'abilità. Cacchio, no, io volevo giocare in difficile. Wow, mi avete stupito. Avete un talento per la distruzione. Nagi, non entrare in lei. Cosa? Perché fermarsi ora? Non ci sono più ostacoli. Guardala. È come Ayano. Non possiamo salvarla. Wait up. E quindi ci arrendiamo. Gettiamo la spugna come codardi. La lasciamo schiattare. No, dobbiamo sconfiggerla. Cosa? Potrebbe essere la scelta migliore. Come ieri. Temo che non ci restino altre opzioni. Oh. Sapevamo che poteva andare così. Sapevamo dall'inizio che forse non potevamo salvarla. Però... Hey. Ho un'idea. Non so se è Rindo o se è Fret. Ho un'idea. Ecco, lo sapevo che è Fret. Forse posso usare i miei poteri per salvarla. Questa entrata da eroi per figo. So che è una scommessa azzardata, ma potremmo guadagnare tempo. Fret, l'eroe. Fret. Scusate, non potevo stare con le mani in mano. Non dopo questo. È il suo ultimo messaggio. Rindo e gli altri stanno arrivando, fai attenzione, Canon. Ti prego, Fret, se mi vedi devi porre fine a tutto. Rindo, so che voi potete batterla, e so che lo farete. Ed è quel che vuole anche lei. Ma penso che possiamo ancora salvarla. Anzi, che dobbiamo? Ne dubito, però. Fallo parlare, yo. Boss, mi serve il tuo aiuto. Io rinfrescherò la memoria di Canon, la farò ricordare chi è. E poi tu dovrai invadere e occuparti del resto. Ho capito. Attenderò il vostro segnale. Canon, arriviamo. Come on, think. Forza, pensa. Ricordo. Ora. Ci penso io. Concentrati. Con permesso. Ah, eh sì, è come Yano. Adesso però vediamo un mare. È finita, vero? È la mente di Canon. Non mi sorprende, però. Non c'è modo di vincere il gioco. Il Game Master se n'è assicurato. Non arrenderti! Ti salveremo! Oh, i Witcher Twisters. È strano che siano così forti. Non che mi abbia aiutato. Come vorrei che avessero eliminato i demoni. Oh... No, non devo fare questi pensieri. Hanno fatto del loro meglio. Canon, mi dispiace, ti ho deluso. Ma non lo farò di nuovo, non ora. Ti salverò dai rumori da questo gioco.
Forza! Combattimento con tutti? Sì, per fortuna. Però giochiamo in facile, vabbè, non importa. Tanto è un rumore normale, in teoria. Massimo è più grosso. Non è niente di speciale. È uno scorpione, solo che è un formato boss. Vabbè, in teoria tanto... avrei dovuto farlo comunque, la battaglia. In facile, quindi. Morite avvelenati, stronzi. Perfetto. Tanto prima o poi la battaglia l'avrei dovuta rifare comunque in facile, quindi tanto vale che l'abbiamo rifatta già, che la facciamo già adesso, per quanto la cosa mi scocci un sacco. Perfetto. Muori avvelenato. Muori con la tua stessa medicina, pezzo di merda. Madonna mia, ti sto sfondando. Frangiate nel culo, bastardo. Muori avvelenato. Perfetto. Andata. Speriamo di aver beccato almeno una spilla. Per quanto mi scoccio aver giocato in facile, parliamone. È stato un errore, però. Magari. Vediamo. Un bling, due bling. Forse qualcosa. Vediamo. Ah, adamantite. Che schifo. Che schifo di premio. Tutta la roba che potevamo avere, l'adamantite. Va bene, vai da solo. What about Kanon? Kanon! È andata, mi spiace. Infatti. Fred. Thank you. We were too late. Che carini. But you still made it. Oh. No. I can't go through this again. Torna indietro nel tempo, esatto. We can try again. Sorry. We can't. Not this time. Mi spiace. I thought I'd never be myself again. That I'd stay like that until the end. But you brought me back. Thanks, Fred. You always shine so bright. Too bright to see the real you. It took a while to see who you truly are. But now that I do, I'm charmed. I know I joke around a lot. Ma non su questo. But I was serious about you. I know. Chiaro. And I can tell you're being genuine. Your heart's in it this time. I can feel it. Ma quanti anni ha Kanon, scusami? To see this game through to the end. Cioè, quanti anni ha Fred e quanti ne ha Kanon? Win. Anche perché siamo rimasti solo noi, quindi. I'll be rooting for you. Io adesso non so se Kanon scomparendo scompaiono anche i vari beauties, ne dubito. O forse sì, in realtà. Però siamo rimasti solo noi, quindi se non vinciamo è lose totale. Ora grida. Thanks, Kanon. Ah, vabbè. For everything. Anche un ringraziamento alla fine ci sta. Great. Shiba wins again. Gliela faremo pagare. It'd be tough without her. For Fred and for all of us, yo. We don't stand a chance. I said tough, not impossible. It might as well be. Ain't over long as we still here, yo. Yeah, all five of us. For now, but there'll be more once you count the Shibuya Reapers. Why would we count them? Cause Shibuya's all screwed up right now.
and I know they ain't happy about it. No way they're just gonna let this place burn without putting up a fight. Beh, non è che la prima volta avessero fatto chissà cosa, eh. Hell yeah, yo. Worms for brains. Vabbè che era una sfida fra il direttore e il compositore, però I ain't giving up yet, not until we win this thing. Hmm, perhaps this was an act of retaliation. Huh? Did you notice the game master during this morning's broadcast? What about him? Nothing about him was ostensibly out of the ordinary. Però he emanated a wrathful energy. You think he was angry about something? Yes, I assumed him to be the cold, calculating type, but he seems to grow quite hot-headed without warning. He is unexpectedly, how shall I put it? Mentally unbalanced, for lack of a more gentle phrasing. I don't know about all that, but maybe you're right. Beh, aver perso un compagno sicuramente non è una cosa buona, neanche per lui, eh. Their wrath knows no bounds. So Sheba's a bomb with a short fuse. And once he gets serious, we get blown to bits. E ancora gli uccellini. Just like the very beauties. And now we're the only ones left. Sì, comunque sono scomparsi tutti palesemente. Wait, what about Swallow? È ancora vivo, vai tranquillo. Ovviamente. Perché in una squadra sé stante, è da solo, palesemente. Yeah, right. I'm just glad they haven't been erased. Ma fidanzati tu e il tuo fidanzatino. Swallow sarà sicuramente un colpo di scena inaspettato per questa storia. Che poi inaspettato, parliamone. Palesemente non è nei Ruinbreakers, per ovvie ragioni. Non penso sia un demone. Non penso neanche che sia un'entità come il direttore o comunque un demone normale. Né tantomeno un angelo come lo era Nekoma. Potrebbe fare come Joshua, essere un giocatore ma non essere un giocatore. Quindi potrebbe essere il compositore di Shinjuku. Ma sarebbe riutilizzare una stessa idea due volte. Non lo so, anche perché almeno Joshua è rientrato per un motivo nel gioco. Swallow ad ora è solo una macchia a parte. Va bene, proseguiamo. 3 punti amicizia, il social è stato aggiornato. Wow, ovviamente. Ah, mi sembra impossibile, non so come risolverlo. Niente da fare, i tuoi sforzi non porteranno a nulla se continui su questa strada. Non ho mai visto una cosa simile, ma ho percepito lo spegionarsi di un'energia unica. Allora, due cose. Lui, quando è che ci sarà utile a noi, giocatori? A parte le volte che è venuto di sua spontanea volontà ad aiutarci, ma quando è che ci servi tu? E seconda cosa, dove porca di quella miseria è Minamimoto? Rivolgiti a un potere più alto. Quando nulla funziona, rivolgiti al creatore per farti guidare. Intendi la persona che l'ha fatto? Sì, esatto. Qualche idea? Sì, so chi l'ha fatto, ma... Legami riforgiati. Potresti trovare ciò che cerchi attraverso le persone che conosci. Inoltre, riguardo alle letture precedenti, la pazienza è fondamentale. Il tuo desiderio si realizzerà. Davvero? Oh cielo, che notizia fantastica! Felice di aiutare. Ah, che cosa ti chiedo adesso? Offro letture e consigli su ogni aspetto della vita. Devo interrompere la nostra sessione poiché è arrivato il prossimo cliente. Cielo, il tuo locale è famoso. Sì, peccato che noi non ci siamo mai stati. Grazie a te e agli altri clienti. Tornerò presto allora, ciao ciao. Chi è il cliente? Si è girato all'improvviso. È su un computer, incredibile. Mystery Stranger, your identity is unknown to me, but the sense you aim is not our destruction. Sta parlando con la persona che era al computer la volta scorsa. I currently find myself faced with troubles not too easy to resolve. Chances are good they share their roots with own predicament. A friend is need, per us we can work together toward a common goal. Restart. Chapter closed.